alla fiera, molto spesso è venuta fuori una domanda che ci fanno da un anno: perché editori? Perché mette a che fare editoria in un momento in cui, come abbiamo visto in tutti i vari convegni che ci sono stati qui alla fiera, Più Libri Più Liberi è come sempre una manifestazione molto chiacchierata, perché durante la manifestazione c'è chi dice che è andata bene, c'è chi dice che è andata male. Ci sono state delle date e degli appuntamenti completamente disertati e altri molto pieni. Ci sono due tipi differenti di pubblico: quello di massa che cerca il nome, cerca il bestseller, e quello che invece seleziona. Noi a questo secondo tipo di pubblico ci rivolgiamo, perché chiaramente non siamo in grado di fare e non vogliamo fare narrativa di massa. Ciascuno dei nostri libri, anche quelli che abbiamo presentato quest'oggi, Senza Targa e Speranza, sono due libri che servono innanzitutto a porre delle domande. Sono domande su quanto pesi e quanto costi l'indifferenza, e siamo convinti che un libro, per quanto poco, possa aiutare a scalfire fino ad annientare, speriamo noi, buona parte dell'indifferenza. Ovviamente c'è un filo che lega tutte le nostre pubblicazioni. E Senza Targa parla di apostoli della buona vita contro la malavita, parla di 'Ndrangheta e parla di eroi del giorno dopo giorno. E Speranza parla di due drammi, due tragedie causate da regimi totalitari. E il filo che lega tutte le nostre pubblicazioni urla e trasuda di giustizia, che è permeata di libertà di tante generazioni, di tante persone. I nostri libri parlano di territori e di persone che, nonostante tutto, non possono vivere normalmente. Noi con questo filo, con questa nostra casa editrice, probabilmente abbiamo un orizzonte che è più grande di noi, ma è un orizzonte al quale noi vogliamo guardare, perché non sapremmo fare altro. Una notte, andando in missione in Paraguay, il libro mi è venuto in mente, completo. Ma la realtà, anche se me lo sono sognato durante una notte e poi ho coinvolto mio nipote in questa avventura, erano storie che cominciavano probabilmente fin dall'11 settembre del 73, quando a casa ero piccoletto, mia madre mi ha chiamato e mi ha detto: vai a svegliare tuo fratello, perché alla radio hanno annunciato una parola che non conosco, ma riguarda il paese e degli amici che sono qui a dormire questa notte, e hanno parlato di un golpe. Mi è rimasta la voglia di continuare a capire se, al di là della dimensione del sogno immediato, se sul serio aveva un senso pensare a un domani migliore. E quindi la fortuna di lavorare nel mondo della cooperazione, come faccio io, che mi ha portato da 30 anni or sono dal Nicaragua a girare i paesi dell'Est, America Latina, Asia, eccetera, e Africa, mi sono reso conto che quando è nata l'opportunità di raccontare tutto questo, il mezzo che mi sarebbe venuto più espressivo all'inizio sarebbe stato il video, ma nello stesso tempo ho pensato che fosse importante, per arrivare al mondo visivo, essere un po' scientifici in questo, e quindi scriverla su dei pezzi di carta, una serie di storie che cambiano nel tempo e nello spazio, ma in realtà è una costruzione voluta per arrivare a lanciare questo messaggio di speranza per il futuro. Perché ci credo? Perché so che non ci arriveremo, perché bisogno che altri arrivino dopo di noi, e che sia una costruzione progressiva ma con forza, cioè non rinunciare alla voglia di combattere. Ce la faremo.